Buongiorno, nella puntata di oggi ci troviamo all'interno dell'area faunistica della testuggine palustre europea, qui nel cuore della riserva Sentina, e oggi parleremo proprio di questa specie, appunto, la testuggine palustre europea. È qui con noi Giorgio, lo zoologo della riserva. Buongiorno. Allora, facciamo un breve flash sulla testuggine palustre europea, che si chiama Emys orbicularis. E diciamo che questo era un rettile un tempo molto abbondante qui nella riserva fino agli anni 70, fino a quando poi praticamente è cambiato un po' l'ambiente e la specie è scomparsa in seguito a queste alterazioni ambientali. E comunque la specie è molto rara a livello nazionale e anche europeo, tanto che è stata inserita negli allegati 2 e 4 della direttiva Habitat. Insieme al progetto LIFE, di cui la riserva è stata beneficiaria e che ha consentito la ricostituzione della zona umida ricreando diversi laghetti, è partito anche il progetto di reintroduzione della testuggine palustre europea. E sono stati dapprima reintrodotti una quindicina di esemplari di provenienza locale e poi ogni anno abbiamo immesso alcuni giovani allo scopo di incrementare costantemente la popolazione fino a renderla autosufficiente. I risultati ottenuti finora sono stati incoraggianti e infatti si vedono diversi individui soprattutto a primavera quando escono a prendere il sole e anche per accoppiarsi. Sono stati trovati anche diversi neonati e quindi è segno che il progetto sta andando bene. Tuttavia non bisogna abbassare la guardia e bisogna continuare nell'immissione continua di soggetti giovani per incrementare la popolazione fino a quando questa diverrà autosufficiente. Ovviamente ci sono anche delle minacce o dei fattori da tenere sotto controllo, come la presenza di testuggini esotiche, di corvidi, nutrie e gabbiani, che sono comunque dei predatori dei giovani.